ho cominciato a lavorare in anni molto lontani, ossia nel 58-59 a Roma, dove di pittori donne, ossia pittrici, ce n'erano pochissime. Misconosciute o malviste, non avevano molto futuro. Allora io ho sempre parlato di me come un pittore al maschile. Io ho lavorato molti anni con una vernice colore alluminio, ossia colore argento. Io ho avuto anche una grande passione fotografica e da lì piano piano c'è stata una precisa elaborazione di questa vernice che è in parte legata al sentimento della fotografia, in parte all'idea dell'ombra. Ho vissuto 26 anni con Goffredo Parise, amava molto il vino dei Masi, Campofiorin, ne scrisse un bell'articolo sul Corriere della Sera intorno agli anni 70, direi, e un po' attraverso di lui, un po' anche prima di lui, ho conosciuto molti poeti, molti scrittori. Da molti di loro ho avuto apprezzamenti, ho avuto anche alcune bellissime pagine scritte. Pasolini aveva una grande personalità, poi c'era un'altra grande personalità, l'aveva Eugenio Montale, che è stato il più grande poeta della prima parte del Novecento. Federico Fellini, che era un grande regista, come tutti sanno, e che era un uomo molto spiritoso, pieno di aneddoti. Poi anche un grandissimo poeta come Andrea Zanzotto, che viveva in Veneto e che si ispirava agli eventi della natura. Com'era Goffredo? Era un uomo molto non simpatico, molto prepotente, originale, molto speciale. Era anche una persona che aveva viaggiato tutto il mondo, sia una persona fortemente internazionale, però lui era molto legato. C'è un bellissimo racconto che si chiama Veneto Barbaro di Muschi e Nebbie, che racconta la sua passione per il Veneto. Io ho una predilezione, diciamo, anch'io per il Veneto, perché ho vissuto molto in Veneto. Io l'ho amato molto, mi piace molto la natura, poi ci sono città come Venezia, indimenticabile.